In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Dobbiamo parallelo trovare 42 su un'idea RT. di sostenibilità, di rapporto bilanciato con la natura, proprio senza negare l'impulso dell'uomo a progredire, a inventare nuove cose, a credere nel benessere e a credere in un futuro migliore. Il futuro migliore, questo è il grande problema, il grande tema che credo che sta coinvolgendo tutta l'umanità oggi. Non è solamente quella di salvarci da una probabile catastrofe anche, ma è quella di progredire, di far sì che questo tema della sostenibilità non sia un tema per una recessione, ma sia un tema per una crescita morale, psicologica, economica anche, assolutamente, e faccia sì che le nuove generazioni non siano penalizzate, ma anzi siano favorite perlomeno da una forma mentis più adeguata e più orientata al bene di Ci tutta racconti la l'umanità. prima mostra, che ne so, quella che ti ha creato maggiore entusiasmo o anche più Allora, problemi? ti racconto questa che, diciamo che io quando ero ragazza, a un certo punto, all'inizio chiedevo molto a Ettore, insomma, dei consigli su quello che fare. Per cui lui alla fine mi ha detto: guarda, secondo me devi fare la mostra di questo artista belga, che è un artista bravissimo, Jan Vercruijs, che effettivamente è un grande artista. Vabbè, lui era praticamente un personaggio E poi impossibile, niente, cioè. ho fatto questa mia prima mostra, insomma, diciamo con una grande fatica, ma altrettanta soddisfazione. E poi con Jan è Interessante. nata un'amicizia oltretutto bellissima, una grandissima stima che è continuata durante tutto il mio lavoro finché lui non è scomparso qualche anno fa, ma mi è stato sempre poi vicino anche durante tutta la mia crescita. Però questo inizio è stato proprio rocambolesco, devo dire. È stato formativo. Formativo, sì, anche Ettore lo diceva sempre, questo è formativo. Interessante, un retroscena Il tema, particolare, secondo me, è interessante. proprio quello di capire dove sta la base di tutto, perché l'intelligenza artificiale in ogni caso utilizzerà i dati che esistono, utilizzerà ed elaborerà tutte le informazioni che trova sul web, su Zoom anche perché Zoom, per esempio, si sa che registra tutto quanto e che sta usando tutte le informazioni che noi ci stiamo scambiando in questo momento per fare la propria intelligenza artificiale. Quindi stiamo creando sempre di più non tanto un'intelligenza alternativa, quanto un benchmark, come si dice nel marketing, una base sulla quale costruire un nuovo futuro. Ed è questa la cosa che mi interessa molto. Fantastico, ha detto una quantità di cose veramente immensa, perché soprattutto che lei non è preoccupato, questa cosa è veramente molto, molto, molto positiva, perché Maria Antonietta, come faccio a progettare gli ambienti per gli uomini se sono pessimista? Cioè, sarebbe un disastro, no? Non avrebbe senso, ma nessuno, nessuno. Ma questa cosa è meravigliosa però, perché non bisogna essere preoccupati, bisogna affrontare i problemi, no? Come arrivano. Esatto, esattamente. Assolutamente. Senta, due parole, due. Quale contributo offre alla società il suo lavoro? È una domanda provocatoria, ma insomma. No, è una domanda che ci facciamo da tantissimi anni come architetti, soprattutto dagli anni dell'architettura radicale, quindi negli anni 70, quando ho cominciato a occuparmi di architettura, quando studiavo architettura, il tema era proprio questo: qual è il ruolo sociale dell'architetto, qual è il contributo dell'architetto? E la risposta di allora, così come adesso, così come nel futuro, è sempre la stessa. Cioè, gli architetti disegnano gli oggetti, gli spazi, ma non disegnano solo gli oggetti, gli spazi, le forme, i colori, le materie, le disposizioni, questo e quell'altro. Disegnano i comportamenti delle persone, perché
ogni oggetto, ogni spazio si porta dietro un comportamento, si porta dietro una Un artista percezione, si porta giovane è dietro. un artista che si deve costruire, quindi che guarda al futuro e sicuramente su cui è più una scommessa investire, su cui è anche bello poter, con cui è anche bello poter crescere insieme, in cui molto spesso noi gallerie ci sentiamo anche di dare un contributo al loro lavoro e quindi non è soltanto un lavoro diciamo di mostrare le opere o vendere le opere, ma è anche proprio uno starsi vicino e un consigliarsi sulle scelte da La galleria affrontare. oggi diciamo che punta su entrambi, nel senso che io parto da una base più storica, più istituzionale, che a cui sono molto legata ora dopo Io 22 direi anni di toccato dalla galleria. finanza, però insomma, che ha surclassato gli esseri umani, ma insomma, vabbè, qui la storia è lunga, certamente è lunga, però è interessante, sì, l'arte comunque riconduce all'essere umano, al centro, come in fondo diceva anche Riconduce anche Michele De Lucchi. all'ideale di bellezza, diciamo che. Io lavoro molto con il legno perché il legno è un materiale in qualche maniera che rimane sempre vivo, anche se chiaramente il legno è morto, ma ha una sua vita anche quando è morto, perché si muove, si contorce, cambia colore, cambia profumo. Cioè è un materiale molto adattabile alla sensibilità umana. E quindi In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.